tira aria di passato all'Angelini, glorioso e prestigioso per entrambe. Il Chieti e la Samb, un siparietto da Marcord per chi ha nelle vene tanta storia nero-verde e rosso-blu. Un'emozione suffragata da una buona presenza, marchigiana compresa, ribadita dal vento del centenario che abbraccia in avvio chi di quelle pagine indimenticabili ha fatto parte. Premiati Franco Rosati, Lele Morganti e Massimiliano Barni, in tribuna presenti Torrisi e Sgherri, un brivido di tante pagine scolpite nella memoria riecheggia nelle parole commosse di tal Gabriele da Senigallia, prima atleta, poi tecnico dai tanti ricordi. Sì, sì, una grande soddisfazione, emozionante e ogni volta è qualcosa di intimamente fantastico. Sono molto contento di far parte dei 100 anni del Chieti perché io sono 33 anni che sono venuto qua la prima volta e devo dire che ogni volta è un'emozione perché per me questi colori mi sono dentro, la città la amo, amo tanta gente qui di Chieti e quindi oggi per me è stato veramente una giornata meravigliosa. Poi il via a un match complessivamente non entusiasmante, ma prezioso nel pari finale per le due avversarie. Qualche rimpianto ospite e soddisfazione in casa teatina per un 1-1 agguantato in vista del traguardo, afferma ancora di Edin Badr El Wazni, semplificando Bruno. Cronaca essenziale, primo tempo equilibrato, a partir meglio il Chieti. Al sesto, un pimpante Siracusa invita Bruno, tuffo e fuori di poco. Appena dopo, contestazione abruzzese per un presunto Mani. Al 12, Fall tra i migliori, tenta un lob su Forte in disperata uscita. Va benissimo i locali che al 26esimo rischiano qualcosa sull'acrobazia di Cardella. 34esimo, seconda più decisa protesta del Chieti per un altro fallo di Mani. La palla appare, prenda prima un piede. Gioco che ristagna, difese aggressive attente, ma al quarto di recupero il fronte nero-verde lascia spazio eccessivo a Buono che prende la mira e becca il palo interno. Lisi per il tapin deve solo appoggiare a porta vuota, ma ripresa, passa già al quarto la Samb, Fall dall'angolo fa valere centimetri e forza fisica, svetta e segna. Il Chieti non reagisce nonostante la voce instancabile della Volpi. I rossoblù, aggressivi e in pressing a tutto campo, chiudono varchi e controvarchi e in transizione raddoppiano al 35esimo con Cardella, pescato però in fuorigioco dall'assistente. Pericolo scampato, gol trovato. Al 38esimo finalmente Chieti, ma la punizione di Bassini innocua. Avvisaglia perché poco dopo l'appena subentrato Gai pennella per la zuccata virulenta di Bruno che perfora il portiere e regala un punto che vale doppio, forse anche di più, togliendone 2-1 più che buona San Benedettese, come lo stesso Lucarelli ammetterà a fine gara. Ma io sono soddisfatto della prestazione di oggi, quindi ci prendiamo questo punto. Avremmo voluto vincere, però oggettivamente secondo me il pari potrebbe essere giusto, hanno preso un palo nel primo tempo, bisogna essere onesti. A me è piaciuto molto lo spirito, l'idea di provarci a giocare, quel gol rappresenta un po' il fatto che noi ci proviamo, spesso anche da dietro sento lamentele, ma noi siamo così, cioè ci piace provare a costruire più che a distruggere e devo dire che il gol rappresenta un po' quello che è stato lo spirito dall'inizio della stagione quando abbiamo cominciato questo percorso. Assolutamente un punto guadagnato che continua il nostro percorso fatto di tanti alti e bassi purtroppo e per fortuna, diciamo, perché siamo bravi ogni volta che andiamo giù a rialzarci. Evidentemente la squadra comunque, mi dispiace che la nostra squadra ha un pochettino un po' troppo alti e bassi, evidentemente io non riesco a, ma non vuole essere solo un demerito, semplicemente ci devo lavorare, devo capire come dare continuità a un gruppo di giocatori che comunque dimostra sempre, risponde sempre presente come oggi. In questo momento noi riusciamo a fare questo, nel senso a dare il massimo, quando i ragazzi lo fanno riusciamo a proporre e siamo veramente contenti, però fa parte del percorso. Partita non bella. No, partita non bella, però secondo me è stata una partita molto tattica, lo so che tante volte non piace ai giornalisti, però strategicamente si sono visti delle cose interessanti.